ma soprattutto in questa puntata cominciamo a capire meglio perché il Rinascimento si è verificato proprio in quell'epoca e in questo paese, in Italia. Il Rinascimento è il risultato di secoli di accumulo di conoscenze. Pensiamo all'orologio, per esempio, che nel corso del Medioevo comincia a comparire su tutte le torri e i campanili delle città europee. E la gente pian piano si abitua a considerare il tempo in un modo nuovo, più moderno. Oppure la navigazione. Per secoli nei cantieri italiani ed europei si inventano modelli di navi sempre migliori e i marinai migliorano sperimentando i loro strumenti di navigazione, finché a un certo punto non scoprono che sono capaci di attraversare l'oceano. E poi c'è l'accumulo più importante, quello dei soldi. Ed è lì che si capisce perché al centro di tutto c'è proprio l'Italia. Perché l'Italia è nel cuore di tutte le rotte commerciali del Medioevo. È in Italia che i mercanti per secoli hanno accumulato i soldi che poi pagheranno i capolavori del Rinascimento. In sostanza, come aveva ben capito il vecchio Marx, è l'accumulazione che spiega i salti della storia. Buona visione. Nel Rinascimento il calcolo del tempo diventa sempre più importante. Nel 1510, un fabbro esperto di meccanica, Peter Heinlein, inventa il primo orologio da tasca che cambierà la vita di molti. Per i mercanti il tempo è denaro e i naviganti lo usano per calcolare la rotta. Sono passati pochi anni dalla scoperta dell'America e i confini del mondo conosciuto si ampliano a dismisura. Cresce anche la comprensione dell'universo e c'è chi fonda un impero su cui non tramonta il sole. Tante conoscenze sono rese possibili dal dominio del tempo. Gli studiosi possono misurare e calcolare le orbite dei corpi celesti, scoprono i meccanismi dei moti planetari e il Sole occupa definitivamente il centro di un nuovo sistema. È l'inizio del viaggio verso le stelle, almeno con l'intelletto, e un semplice orologio farà compiere un balzo in avanti alla civiltà. Firenze 1504. Leonardo da Vinci è l'uomo che incarna le meraviglie di un'epoca nuova, il Rinascimento. E ci lascia quello che è forse il dipinto più famoso di tutti i tempi, la Gioconda. La donna dalla bellezza enigmatica e dal sorriso inimitabile. È probabile che sia un ritratto di Lisa del Giocondo, moglie di un mercante fiorentino di sete e stoffe. Si dice che Leonardo abbia lasciato il quadro incompleto per anni. L'artista ha avuto un rapporto difficile con le sue opere, non era mai soddisfatto e cercava sempre di migliorarle. Papa Leone X avrebbe detto di lui: «Quest'uomo non arriverà mai a nulla». Come si sbagliava. Leonardo è una figura che non lascia indifferenti. È descritto come un individuo frivolo, di sconfinata vanità, un cultore delle mode, che non nasconde la sua omosessualità in un'epoca in cui è punita con la morte. Leonardo da Vinci è considerato il genio poliedrico per eccellenza. È l'uomo che incarna lo spirito del tempo e definirlo pittore è quasi limitante. È anche architetto, anatomista, scultore, pensatore innovativo, matematico, inventore, in una parola, artista. Per il geniale creatore della Gioconda, la pittura è forse soltanto un male necessario. Sono appena 15 i dipinti attribuiti con certezza a Leonardo. Molti sono andati perduti perché l'autore sperimentava costantemente nuove miscele di pigmenti che spesso svanivano col tempo. È certo che si considerasse un inventore prima che un pittore. Leonardo va alla ricerca dei meccanismi nascosti della realtà. È quindi un indagatore, un esploratore. Ama scoprire i segreti dell'universo,
mentre la pittura richiede una pratica costante e quotidiana che alla lunga può risultare tediosa e ripetitiva. Sappiamo che passa intere giornate a correggere piccoli dettagli sulle tele e che non è costante nel lavoro. È probabile che dipinga solo per guadagnarsi da vivere ed è fortunato che le sue opere abbiano un grande mercato. Certamente sono curate nei minimi particolari, almeno le poche che ha completato. La pittura gli dà comunque la piena indipendenza economica e quindi la libertà e la serenità per dedicarsi a quelle che sono le sue vere passioni, tra cui spicca sicuramente la ricerca scientifica. Nel XV secolo l'Italia è sconvolta dalle guerre locali. Nel 1405 Venezia sconfigge Padova e l'anno dopo Firenze conquista Pisa. Nel 1413 il Regno di Napoli attacca Roma e nel 1415, alleata con Napoli e Venezia, muove guerra a Milano. Le città e i regni d'Italia sono divisi da rivalità insanabili, ma lo stato di guerra permanente alimenta anche il progresso tecnologico e fa viaggiare l'arte. La guerra non era solo un fattore negativo durante il Rinascimento. Infatti favoriva la circolazione di enormi flussi di denaro per finanziare i condottieri, i capitani di ventura. Erano capi di piccoli eserciti mercenari che avevano la loro base nei loro borghi, da cui partivano per muovere guerra al soldo delle grandi potenze. Così l'oro di Firenze, Milano, Napoli, Venezia e Roma affluiva in località minori. Chi gira l'Italia oggi resta ammirato di fronte alla ricchezza artistica e architettonica di tanti piccoli borghi. Questo è un esempio di come all'epoca la guerra trasformasse il ferro e il piombo in oro e l'oro in arte. Milano 1485. Leonardo da Vinci ha un nuovo mecenate, Ludovico Sforza, detto il Moro, reggente del Ducato milanese. Leonardo offre i suoi servigi al signore di Milano, presentandosi come geniere militare e costruttore di armamenti. Solo di sfuggita allude alla sua esperienza di pittore e scultore. Ludovico il Moro si prepara alla guerra e ha progetti ambiziosi. Leonardo crea per il suo esercito armi mai viste prima. Ispirandosi al mondo antico, fonde l'idea del carro da guerra con la testuggine, la formazione utilizzata dai legionari romani. Il risultato è un prototipo del carro armato. Tuttavia, non sarà mai messo in pratica perché è troppo grosso e pesante da spostare, almeno prima dell'invenzione del motore a vapore. Questo è il Codice Atlantico e contiene più di 1000 pagine di schizzi e disegni di Leonardo. Vi si trovano i progetti di una macchina per il moto perpetuo, un cambio di velocità e un veicolo azionato a molle. Alcuni sembrano anticipare l'orologio di Heinlein, ma altre sue creazioni costituiscono un rompicapo ancora oggi. Secondo alcuni, questo dispositivo a ruote dentate anticiperebbe i moderni calcolatori, ma per altri critici è un'interpretazione azzardata. Nel Rinascimento non c'è modo di costruire un simile dispositivo meccanico e Leonardo lo sa bene. Infatti è anche un antesignano del pensiero teorico, in anticipo sui tempi. 1495. Leonardo da Vinci dimostra anche la sua abilità di intrattenitore e maestro di cerimonie nei ricevimenti dell'aristocrazia. È in una di queste occasioni che presenta un'altra delle sue invenzioni, che a distanza di secoli ci lascia ancora a bocca aperta. È un automa, un cavaliere che può camminare senza intervento alcuno. Si dice che potesse alzare i gomiti e muovere spalle e polsi. È un'invenzione che suscita grande entusiasmo alla corte di Ludovico il Moro. Ma come funziona? Il cavaliere è azionato da un complesso sistema di 13 pulegge, tutte nascoste nell'armatura. È possibile che il genio di Leonardo abbia concepito il primo robot oltre 500 anni fa? Il professor Uwe Schwiegelson dirige l'Istituto di Ricerca sulla Robotica a Dortmund.
È specializzato nella creazione di robot autonomi, capaci di operare senza controllo esterno e di prendere decisioni da soli in tempo reale. Conosce bene il prototipo di Leonardo. Certamente Leonardo da Vinci intuisce i principi della meccanica del movimento, forse partendo dai suoi studi di anatomia umana, e prova a riprodurli con dei sistemi artificiali e automatici, usando delle pulegge. Ovviamente non ha i moderni dispositivi di propulsione, come i motori elettrici. La meccanica del suo tempo non è ancora così sviluppata e molte soluzioni arriveranno solo dopo Newton. Deve quindi adattarsi con i pochi mezzi disponibili, molto rudimentali. Leonardo non dispone di viti, alberi a camme o ruote dentate e non ha nessuna fonte di energia. Eppure intuisce i principi che sono alla base del suo uomo meccanico e anche dei Now Devils, i campioni del mondo di calcio robotico nel 2016. Questi calciatori high-tech, alti poco più di mezzo metro, sanno agire in piena autonomia, riconoscono la posizione dell'avversario e della palla, pianificano le mosse e a volte segnano anche dei gol. Il calcio è un gioco con molte variabili e si adatta bene a sperimentare le soluzioni per una nuova generazione di robot. Oggi la ricerca viene svolta in gruppo, non più da inventori solitari, per quanto geniali. E le strategie moderne sono fondamentalmente diverse da quelle applicate da Leonardo. Leonardo ha un'intera università nella mente. Possiamo dire che mette per iscritto tutto il sapere della sua epoca. Oggi un solo individuo non potrebbe mai concentrare tanta conoscenza. Se ora vogliamo far progredire la scienza e la tecnologia, dobbiamo reclutare un certo numero di persone, dotate di varie competenze, e farle collaborare, condividendo i risultati per arrivare a nuove scoperte. Per arrivare a questo livello di interazione e collaborazione è necessario almeno conoscere le basi delle varie discipline. Oggi la costruzione di un robot richiede l'intervento di programmatori, ingegneri meccanici ed elettronici, ma anche di esperti di anatomia umana e delle dinamiche dei movimenti. Questi calciatori robotici rappresentano il culmine del progresso applicato alla costruzione di automi, ma la robotica è ancora lontana dalla creazione di un vero C1-P8. Leonardo stupisce e diverte i suoi contemporanei, ma li spaventa anche. La sua genialità suscita interrogativi. Come può fare tutto questo? Come può creare qualcosa a cui nessuno ha mai pensato? Cosa si cela nella mente dei grandi del Rinascimento? Joachim Funke è professore di psicologia all'Università di Heidelberg. Non crede che il cervello dei geni del Rinascimento fosse diverso dal nostro, quindi non cerca la risposta nella funzionalità e nell'anatomia, ma nelle strategie dei grandi artisti di quel periodo. Il suo campo di studio è proprio la creatività e la capacità di problem solving. Senza la conoscenza, la creatività non potrebbe produrre i frutti straordinari che conosciamo. Altri fattori importanti sono l'ampiezza degli interessi e la curiosità, che portavano un genio come Leonardo a spaziare in molti campi. E lo fa sempre con grande attenzione ai dettagli. Questo è un dato molto importante dal punto di vista psicologico. Un altro fattore è il clima di competizione. Leonardo vive in un'epoca che gli consente di superare certi confini. È lo spirito del Rinascimento. La gente non è più obbligata a credere per costrizione oppure per fede. E molti vogliono capire che cosa c'è dietro le apparenze. Quindi la creatività è un modo nuovo e originale di sfruttare le conoscenze già acquisite dalla mente. È come la scintilla che incendia un combustibile già presente. Ma un'istruzione elevata, da sola, non fa un genio. Leonardo pensa fuori dagli schemi e percorre strade nuove. Non ci si deve limitare ad accettare idee già esistenti o a confrontarsi con le solite persone, restando confinati a opinioni e visioni del mondo ben conosciute, ma cercare prospettive diverse. In passato, nelle corti, era il giullare che aveva il compito di introdurre elementi scomodi. È un processo ancora utile, perché se si vuole correggere qualcosa, serve qualcuno che metta in discussione l'esistente. Spesso una provocazione spinge l'uomo di potere e di intelletto ad abbandonare le sicurezze ed esplorare nuovi campi. Il coraggio
è un requisito essenziale della creatività. La predilezione di Leonardo per la meccanica è in linea con lo spirito del tempo. Molti talenti poliedrici come lui sono incuriositi dai meccanismi che fanno muovere l'uomo, ma anche la Terra e l'intero universo. L'orologio nell'epoca di Leonardo rappresenta quindi il massimo dell'evoluzione meccanica. Intorno al 1505, Peter Henlein inventa il primo orologio da tasca e l'uomo prova il brivido di poter dominare il tempo. Per coloro che calcolano gli interessi dei prestiti, il tempo è anche denaro. Ma l'usura è considerata ancora un peccato mortale e il tempo appartiene solo a Dio. Sappiamo che la concessione dei prestiti con interesse è vietata già dalla Bibbia, un divieto che è presentato come uno dei precetti fondamentali, paragonabile per importanza addirittura ai 10 comandamenti. Riflette l'idea che l'uomo non debba trarre profitto dallo scorrere del tempo, perché il tempo appartiene solo a Dio. Ma già nel Medioevo e poi nel Rinascimento l'economia iniziava a prendere il sopravvento sulla fede. Perché l'economia funzioni, il denaro deve circolare. E se il prestito di valuta genera un utile, è giusto che questo venga corrisposto. Di conseguenza, si moltiplicano gli espedienti pratici per evitare e aggirare il divieto formale dei prestiti con interesse. Un decreto imperiale del XVI secolo consente anche ai cristiani di prestare denaro a interesse, fissato in una percentuale massima del 5%. Fino a quel momento, il settore del credito è stato unicamente nelle mani degli ebrei. Ora tutto cambia. E mentre Martin Lutero denuncia come blasfema la pratica del prestito a interesse, il riformatore svizzero Giovanni Calvino la pensa diversamente. Secondo Calvino, nella sua ottica protestante, anche il successo economico è un indicatore del destino individuale di salvezza o di dannazione. Quindi i cristiani non devono restare inerti in attesa che si compia un fatto già scritto, ma lavorare duramente per realizzare il disegno divino. Il grande sociologo Max Weber sostiene che il calvinismo sia il padre del moderno capitalismo. Sappiamo che altri movimenti religiosi tra il XVI e il XVII secolo hanno ricadute analoghe sullo sviluppo dell'economia. È una teoria interessante, ma ritengo che siano le forze che dominano la società, unite al progresso tecnologico, a produrre un eccezionale boom economico. La città di Zurigo autorizza ufficialmente lo scambio di valute già nel 1419. I primi agenti del credito sono gli orafi o i coniatori di monete, che sono in grado di riconoscere il valore del denaro circolante. Oltre a fare da cambiavalute, concedono prestiti a interesse. Successivamente, sull'onda della riforma di Calvino e Zwingli, la Svizzera diventa una potenza nel settore bancario e la ricchezza viene vista come un segno del favore divino. Intanto si rinforza il legame tra la misurazione del tempo e lo studio del cosmo. I pensatori del Rinascimento si liberano dai confini angusti dell'universo tolemaico e alzano lo sguardo verso le stelle. Molti dei primi orologi sono basati sui movimenti degli astri. L'esatta misurazione del tempo è infatti essenziale per studiare le orbite del Sole, della Luna e dei pianeti. È l'alba di una nuova era in cui la scienza proclama per la prima volta, a viso aperto, che molti dogmi della Chiesa sono errati. Il Sole non gira intorno alla Terra e l'uomo non è al centro dell'universo. Frombork, Polonia, anno 1540. Nicolò Copernico è canonico della cattedrale, alto funzionario del governo locale e soprattutto genio dai mille talenti. Ha studiato fisica, ha una laurea in diritto canonico, è un matematico e anche un economista, avendo scritto un saggio sulla teoria del denaro. Ma la sua grande passione è l'astronomia. Le sue osservazioni astronomiche e i calcoli contraddicono il modello accettato da secoli, ovvero quello proposto nel secondo secolo dall'astronomo e geografo Tolomeo. In breve, pone la Terra al centro del sistema solare, proponendo una visione geocentrica su cui la Chiesa fonda la sua dottrina. Invece Copernico rimette il Sole al suo posto, al centro dell'universo. La sua teoria è il risultato di 30 anni di lavoro,
ma non sarà mai pubblicata. Amici e confidenti, tra cui alti prelati, cercano di convincerlo a divulgarla, ma senza successo. Copernico aveva paura di pubblicare e divulgare la sua teoria, perché temeva che sarebbe stato deriso da tutti. All'epoca le persone istruite sapevano già che la Terra non era piatta, ma sferica. Ora Copernico diceva che quella sfera si muoveva, ruotava intorno al suo asse e viaggiava nello spazio, intorno al Sole, ad altissima velocità. Questa teoria, che oggi è accettata da tutti, si prestava allora a critiche e contestazioni. Ad esempio, perché quel movimento non provocava venti violentissimi o la caduta degli oggetti? Poi c'erano le implicazioni teologiche, che suscitavano l'opposizione della Chiesa Cattolica, ma anche di Martin Lutero, perché nella Bibbia era scritto che il Sole gira intorno alla Terra. Forse è stato questo a spaventare Copernico, spingendolo a restare nell'ombra. Per Martin Lutero, Copernico è un folle. La sua teoria è liquidata non tanto perché eretica, ma in quanto fantasiosa. Solo 70 anni dopo la sua morte, le osservazioni di Galileo Galilei forniranno le prime conferme convincenti, ma ci vorranno 300 anni perché la rivoluzione copernicana venga definitivamente accettata. Niccolò Copernico ci ha lasciato il modello astronomico per lo studio del sistema solare, confutando l'antico sistema tolemaico. Un passo di per sé rivoluzionario. Per la prima volta, la Terra non è più al centro dell'universo e viene degradata al rango di semplice pianeta che orbita intorno al Sole insieme agli altri. Copernico osserva il movimento degli astri nel cielo notturno, ma capisce che è uno spostamento apparente, un effetto prodotto dalla rotazione terrestre. Tutte le orbite hanno un unico centro e per cercarlo dobbiamo guardare in alto, verso il Sole. Forse nessuna scoperta ha avuto ricadute tanto significative che durano ancora oggi. La corsa allo spazio è iniziata 500 anni fa, dalle osservazioni e dai calcoli matematici. Senza Copernico, senza le missioni spaziali e i satelliti per le telecomunicazioni, oggi il nostro mondo sarebbe molto diverso. La teoria elaborata da Copernico ha un impatto concreto sulla nostra vita ancora oggi. Abbiamo potuto inviare sonde e satelliti nello spazio perché conosciamo la posizione dei corpi celesti. Ma se fossimo rimasti al sistema tolemaico, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Con la diffusione di strumenti di misurazione come il bastone di Giacobbe, è possibile determinare la latitudine in mare basandosi sui calcoli astronomici. È una vera svolta per la navigazione. Ora le navi possono affrontare il mare aperto anche senza punti di riferimento. Un ulteriore progresso è introdotto dall'uso delle efemeridi, tabelle che riportano valori calcolati sulla base di grandezze astronomiche, opera dell'astronomo tedesco Johannes Müller, più noto come Regio Montano. Le sue tabelle riportano la posizione di tutti i principali corpi celesti tra il 1475 e il 1506. Insieme al bastone di Giacobbe, consentono ai naviganti di orientarsi. Regio Montano introduce i concetti fondamentali della trigonometria e grazie all'invenzione della stampa a caratteri mobili può pubblicare e diffondere il suo lavoro. Le soluzioni trigonometriche danno risultati costanti, a prescindere dal numero di richieste. Senza la trigonometria non esisterebbe la navigazione satellitare. Non avremmo il GPS. Oggi l'Europa sta sviluppando un suo sistema di posizionamento satellitare chiamato Galileo. È un progetto che coinvolge anche altri paesi al di fuori dell'Europa, come la Cina. Il sistema Galileo è concepito per funzionare indipendentemente dal GPS controllato dagli Stati Uniti, ma sarà anche più preciso con uno scarto millimetrico. Che si tratti del bastone di Giacobbe o del GPS, la trigonometria resta la base per scoprire nuove rotte.
Nel Rinascimento, i commerci sono la molla che spinge gli esploratori verso l'ignoto. Detto in termini moderni, l'obiettivo è massimizzare i profitti. L'uomo del Rinascimento si comincia a interrogare su questioni completamente nuove. Cosa c'è al di là dell'orizzonte conosciuto e come possiamo andare oltre? I mercanti europei capiscono che è più conveniente far arrivare grandi carichi di pepe, cannella e seta dall'Oriente grazie alle rotte aperte dai portoghesi, piuttosto che importarne piccole quantità via terra lungo la Via della Seta. È una svolta che pone fine al monopolio di Venezia sulle spezie. Le aristocrazie commerciali dell'epoca iniziano a investire nelle flotte mercantili e nazioni come Spagna e Portogallo dominano questi traffici. I mercanti, naturalmente, vogliono accaparrarsi le merci più ambite, lussuose e pregiate dell'epoca, in modo da venderle sui loro mercati e realizzare il massimo profitto possibile. Molti di questi prodotti sono reperibili anche nel bacino mediterraneo, ma i più preziosi vengono dall'Oriente. Era una tendenza già in atto ai tempi dei mercanti come Marco Polo, che percorrevano la Via della Seta, portando in Europa anche incenso e stoffe pregiate. È un commercio globale e sulle stesse direttrici si muovono guerrieri e missionari e anche artisti, pensatori ed esploratori. Ognuno contribuisce ad alimentare le aspettative e le ambizioni su ciò che si cela al di là dell'orizzonte. Lisbona 1484. Il 33enne Cristoforo Colombo sente che il sogno è a portata di mano. Finalmente il re del Portogallo, Giovanni II, gli ha concesso un'udienza. L'esperto navigante genovese vanta una profonda conoscenza della matematica e della cartografia. Inoltre è un sostenitore delle teorie del filosofo greco Aristotele, sulle quali fonda la convinzione che si possa giungere in Asia navigando verso Occidente. Secondo i geografi dell'antichità, l'Europa e l'Asia coprivano circa la metà dell'ampiezza del globo terrestre. E Colombo sovrastima ulteriormente l'estensione delle terre conosciute. Oggi sappiamo che l'Eurasia corrisponde a un terzo della circonferenza terrestre. Il mondo immaginato da Colombo è molto più piccolo di quello che conosciamo oggi, esattamente la metà. È convinto che la rotta fino alla Cina e all'India sia pari a circa 2500 miglia nautiche. Una traversata impegnativa per l'epoca, ma comunque alla sua portata. In realtà è un viaggio molto più lungo, 10.000 miglia, una distanza impossibile per ogni nave ed equipaggio. Il viaggio di Colombo nasce quindi da un azzardo e da un calcolo vistosamente errato. I geografi di Giovanni II intuiscono che qualcosa non torna e consigliano al sovrano di non finanziarlo. L'impresa partirà solo 8 anni dopo, grazie ai re di Spagna Ferdinando e Isabella. Dopo oltre un mese in mare aperto, il 12 ottobre 1492, Colombo raggiunge le odierne Bahamas, poi scoprirà Cuba e Hispaniola. È convinto di aver trovato la rotta occidentale verso l'Asia e crede che Hispaniola sia la costa della Cina. Scrive ai re di Spagna che porterà indietro tutto l'oro necessario e anche tutti gli schiavi che gli saranno richiesti. Per i nativi del Nuovo Mondo, l'impresa di Colombo è l'inizio della catastrofe. Cristoforo Colombo è senz'altro un validissimo navigatore, capace di orientarsi in acque difficili e sfidare le tempeste, ma non sa gestire la sua impresa. Presto finisce per inimicarsi i suoi stessi ufficiali. E alla fine la corona spagnola lo solleva dall'incarico di primo governatore del Nuovo Mondo. Le Americhe sono già largamente popolate al momento della scoperta, quindi non si tratta certamente di una terra vergine. Inoltre, dalla prospettiva dei nativi, l'arrivo degli europei è il primo atto di una serie di catastrofi. Milioni di indigeni delle Americhe, infatti, soccomberanno alle malattie introdotte dai colonizzatori. A muovere i primi conquistadores è la bramosia di oro e di spezie, e solo in secondo luogo la spinta evangelizzatrice. Le scoperte di Colombo spalancano un nuovo mondo, ma ogni conquista viene conseguita a spese dei popoli indigeni, destinati a rimanere a lungo sotto il giogo coloniale.
Durante il suo secondo viaggio a Hispaniola nel 1493, Colombo scopre che il forte che aveva costruito è stato distrutto dagli indigeni. Si lancia immediatamente in una violenta rappresaglia e non sarà l'ultima. Bartolomé de las Casas, vescovo spagnolo poi assurto a difensore dei diritti dei popoli indigeni del Nuovo Mondo, descrive bene l'inumana crudeltà dei conquistadores. Al suo arrivo nel 1502, l'isola di Hispaniola, oggi divisa tra Haiti e Repubblica Dominicana, ha poco meno di 1 milione di abitanti. Nel giro di 40 anni ne restano meno di 200. I numeri parlano di un sistematico sterminio della popolazione, un genocidio. Il Papa aveva legittimato la colonizzazione e quindi la riduzione in schiavitù di interi popoli nel Nuovo Mondo in cambio della cristianizzazione di queste terre affidata agli ordini missionari. Il paradosso era che una volta convertiti e battezzati, gli indigeni non avrebbero più dovuto essere schiavi, ma il traffico era troppo lucroso per i conquistatori. Anche qui c'era una teorica giustificazione. I colonizzatori sostenevano di governare quei popoli per guidarli verso la fede e aprire loro le porte del paradiso. Fino al giorno della sua morte, Colombo continuerà a credere di aver trovato la rotta occidentale per raggiungere l'Asia. Intanto, la sua scoperta cambia il mondo. Spagna e Portogallo, già potenze navali, diventano imperi mondiali. Colombo apre anche una stagione di crudeli conquiste. Qual è stata la sua molla? La sete di avventure? La brama di potere e ricchezza? O il miraggio della fama? Cristoforo Colombo è stato mosso essenzialmente dal desiderio di conquistare fama e fortuna, ma è anche un uomo profondamente devoto. Pensava veramente di poter aiutare quelle moltitudini di indigeni e salvare le loro anime dalla dannazione eterna portandoli verso la fede cristiana. Esistono molti elementi nei suoi scritti e nelle fonti dell'epoca che provano questa sua visione. Molto spesso, come nel Medioevo, il desiderio di fame e profitto coesisteva con altre motivazioni di carattere profondamente spirituale. Il Rinascimento è un'epoca di passaggio e Colombo ne incarnava perfettamente la duplice anima sospesa tra razionalità e trascendenza. Carlo V di Spagna. Grazie alle scoperte iniziate da Colombo, sul suo impero non tramonta mai il sole. Oltre a dominare gran parte dell'Europa, ha esteso il suo dominio sulle colonie del Nord e del Sud America e dell'Asia. Quando il sole tramonta a Città del Messico, è di nuovo giorno a Manila, nelle Filippine. Nel 1530, Carlo V viene incoronato da Papa Clemente VII. Al titolo di re di Spagna aggiunge quello di imperatore del Sacro Romano Impero. Si considera un monarca universale, difensore della fede, consacrato da Dio. Emana subito diversi decreti per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni indigene. Nel 1540 decreta la liberazione di tutti gli schiavi convertiti, ma le colonie sono lontane e la corona ha sempre più bisogno di oro. Il sogno resta tale. Si dice che Carlo V sia morto avendo negli occhi un dipinto di Tiziano appeso vicino al suo capezzale. Nel quadro è rappresentato con indosso la tunica bianca del confessore, a piedi scalzi, senza la corona e le insegne da imperatore, mentre prega la Santa Trinità. Forse è questa l'immagine che ha di sé al crepuscolo della vita. Il suo vero fine è stato creare una monarchia autenticamente universale, non fondata sul potere e la forza, bensì sulla fede. Voleva diventare una sorta di protettore di tutti i re cristiani. Purtroppo ha fallito e alla fine è stato costretto ad abdicare. Ma credo che fino all'ultimo sia rimasto un uomo di fede più che di potere. L'impero di Carlo V si alimenta di oro e argento. Tra il 1541 e il 1560 affluiscono in Spagna 77 tonnellate d'oro e 480 di argento, mettendo in crisi l'economia.
Le riserve d'oro e argento servono a coniare le valute di maggior valore e sono l'unica vera moneta di scambio universalmente accettata. All'improvviso, l'economia europea viene sommersa dall'oro e dall'argento delle Americhe. Questo produce uno squilibrio nel conio della moneta e il valore dei metalli preziosi cala bruscamente in attesa che il sistema ritrovi un equilibrio. È una costante quando un'economia viene sconvolta da un fattore esterno, sia positivo che negativo. Il valore del denaro scende rapidamente. Nel Medioevo gli ebrei sono gli unici in Europa a concedere denaro in prestito applicando un tasso di interesse. Col tempo i banchieri ebrei arrivano a dominare la finanza. Per questo i cristiani li guardano con rancore, se non con vero odio. La penisola iberica è infiammata da vampate di antisemitismo e gli ebrei vengono prima perseguitati, poi espulsi. La finanza medievale gestita dagli ebrei cessa di esistere e l'Europa rifonda la sua economia. Nel pieno di questi sommovimenti, la cittadina tedesca di Augusta si prepara a diventare la capitale finanziaria del mondo e il fulcro dell'impero dei Fugger. Nel giro di pochi decenni, questa famiglia di imprenditori estende i suoi interessi in tutta Europa. Alla fine del 400, il capostipite Jacob, mercante di tessuti con interessi nel settore minerario, diventa il banchiere dei papi e dell'imperatore. Jacob Fugger finanzia regolarmente lo Stato, che in cambio gli consente di avere dei vasti monopoli, ad esempio nello sfruttamento delle terre, sia per le miniere che per l'edilizia. È un uomo che quando si lancia in un settore non lascia mai le cose a metà. Crea così delle immense proprietà immobiliari che costituiscono ancora oggi parte del patrimonio della Fondazione Fugger. Investe calcolando bene i rischi e i vantaggi senza mai inimicarsi i poteri dell'epoca. È anche uno dei primi a individuare negli immobili l'investimento più sicuro. Sa anche diversificare le sue speculazioni, mostrando sempre di avere grande intuito per gli affari. Proprio questo è alla base del suo enorme successo a livello economico e politico. Fugger è uomo devoto e sogna di coronare la sua ascesa al potere con un titolo aristocratico. In questo senso risente ancora del sistema di valori medievale, ma il suo spirito imprenditoriale è assolutamente moderno. Prendiamo il famoso ritratto di Jacob Fugger realizzato da Albrecht Dürer. Se gli mettessimo un elegante completo grigio, la cravatta, e gli togliessimo quel berretto dorato, sarebbe l'identikit del perfetto manager di una moderna multinazionale. Ha quell'espressione che trasmette la durezza di un personaggio dall'enorme efficienza e autorità. Ma è anche un uomo di profonda fede cristiana. La migliore prova della sua duplice personalità è la Fuggerei, un ospizio per i poveri realizzato ad Augusta, donando un intero quartiere di sua proprietà. È un imprenditore ricchissimo e di enorme successo, ma vuole avere i conti in ordine anche con Dio. Quindi investe per garantirsi la salvezza dell'anima. E anche in questo non conosce mezze misure. Gli interessi di Fugger abbracciano il mondo intero. Concede prestiti a re, principi e papi, trattando poi da una posizione di forza per avere concessioni minerarie, monopoli commerciali e immobiliari. Alla fine, il guadagno di questi affari supera di gran lunga i prestiti concessi e ne fa l'archetipo dell'imprenditore globale. Fugger unisce al talento per gli affari una rara sensibilità sociale. Nel 1521 investe parte delle sue ricchezze nella Fuggerei. Oggi è un quartiere rinascimentale perfettamente conservato nel cuore di Augusta. È considerato il primo progetto di edilizia sociale della storia e ha mantenuto la sua funzione. Le 67 case ospitano oggi 150 cittadini indigenti e le condizioni per avere un alloggio sono le stesse del XVI secolo. Bisogna essere cittadini di Augusta, di provata fede cattolica e di buona reputazione. La gestione delle case è garantita dal capitale della Fondazione Fugger, l'istituto finanziario fondato nel Rinascimento e ancora oggi in piena attività.
Anche la retta annuale è rimasta invariata dall'epoca, un fiorino renano all'anno, pari a 88 centesimi di euro. Considerando le condizioni di vita di gran parte della popolazione nel Rinascimento, le case della Fugerai sono quasi alloggi di lusso. Un'abitazione familiare misura 60 metri quadrati ed è comoda e luminosa, almeno per gli standard rinascimentali. In aggiunta alla retta simbolica, Jacob Fugger pone solo un'altra condizione ai residenti del suo quartiere: preghiere quotidiane. Ogni giorno gli inquilini recitano un Padre Nostro, il Credo e un'Ave Maria per l'anima del capostipite e per la sua famiglia. Le preghiere sono viste come un modo per spianarsi la strada verso il paradiso, un altro retaggio medievale in questo campione del Rinascimento. Per garantirsi la salvezza dell'anima, investe anche nella costruzione della Cappella Fugger, che diventerà la cripta di famiglia e un simbolo indiscutibile del loro rango sociale. Per realizzarla, Jacob Fugger coinvolge artisti importanti, primo fra tutti Albrecht Dürer, che disegna le lapidi dei suoi due fratelli, Georg e Ulrich. La Cappella Fugger nella chiesa di Sant'Anna, ad Augusta, è il primo interno sacro in stile rinascimentale in Germania. È qui che Jacob e i suoi fratelli riposano in pace ancora oggi. Questa donazione dice molto sulla mentalità del capostipite e sul suo atteggiamento verso la vita. Fino all'ultimo, crede che la salvezza dell'anima possa essere gestita come una transazione finanziaria. Questo è Jacob Fugger, devoto cristiano e genio della finanza, uno degli uomini più ricchi del Rinascimento. Fugger era favolosamente ricco e incarnava le immense disparità dell'epoca. Basta pensare alla cifra raccolta da lui e dal suo consorzio per sostenere l'elezione di Carlo V a imperatore. Si parla di più di 800.000 fiorini. Per rendere l'idea, un artigiano avrebbe dovuto lavorare 32.000 anni per guadagnare quella somma. Anche la paura dell'inferno è un vettore di capitali e i richiami agli eterni tormenti sono visibili ovunque. La Chiesa offre una via d'uscita per sgravare l'anima dal peccato e solo i preti hanno ricevuto da Dio il potere di dare l'assoluzione. Ma anche questa indulgenza, come chiamata all'epoca, ha un prezzo. Il padre domenicano Johann Tetzel, uno dei più noti venditori di indulgenze del Cinquecento, riassume così il suo pensiero. Appena la moneta tintinna nella cassetta, un'anima se ne vola via dal purgatorio. In cambio di un'offerta, perdona anche la blasfemia e l'omicidio. Nell'autunno del 1511, il 28enne frate agostiniano Martin Lutero visita Roma. Anche lui è in cerca di indulgenze. Sale in ginocchio la Scala Santa del Laterano per chiedere perdono per i suoi peccati e riscattare le anime dei suoi parenti defunti dal purgatorio. Il Laterano è stato per oltre 1000 anni la sede ufficiale dei papi. La sua ultima versione è un palazzo rinascimentale costruito da Sisto V. All'epoca la vendita delle indulgenze era la principale entrata del papa. Tra il 1470 e il 1530 sei grandi pontefici siedono sul trono di pietro e passeranno alla storia come i papi rinascimentali. Il loro papato è caratterizzato da livelli insuperati di corruzione, immoralità, avidità e aperta collusione col potere politico. O almeno questo dicono i loro critici. Alessandro VI ha una fama particolarmente torbida. Pare che si concedesse orge con prostitute in Vaticano. Martin Lutero accosta la Chiesa di Roma alla meretrice di Babilonia e chiama la città santa focolaio di peccato. Quando parliamo dei papi del Rinascimento, li accostiamo spesso a una condotta cinica e immorale. Ed è logico pensare che abbiano spianato la strada a Lutero e alla sua riforma. Ma è solo una parte della storia. Per altri versi, sono stati dei modernizzatori, dei principi del Rinascimento la cui corte non aveva nulla da invidiare alle altre d'Europa.
Ed invece delle stelle... Nel 1508, Papa Giulio II commissiona al 33enne Michelangelo Buonarroti una serie di affreschi che dovranno decorare la Cappella Sistina. Ma l'artista toscano non vorrebbe questo incarico. La pittura non è la sua passione e si considera essenzialmente uno scultore. Ma il Papa, che è più un soldato che un uomo di Dio, riesce a imporsi. Allora Michelangelo chiede assoluta libertà artistica e il Papa risponde: «Fai ciò che vuoi». Lo attendono 520 metri quadrati di affreschi da dipingere con lo sguardo in su, un'opera vastissima e una sfida epica. Gli affreschi sulla volta della Cappella Sistina sono certamente, insieme alla Gioconda di Leonardo, i dipinti più famosi di tutto il Rinascimento e forse dell'intera storia dell'umanità. La notissima interpretazione della creazione di Adamo è considerata l'opera d'arte più riprodotta al mondo, con Dio che sovrasta l'umanità come un cielo in tempesta. Infine, il Giudizio Universale, in cui le potenze celesti del cristianesimo sono raffigurate nude, come gli dei dell'Olimpo. È il temerario capolavoro di un genio senza tempo, reso possibile dall'assenso del Papa. Senza i papi rinascimentali non avremmo San Pietro e le altre grandiose opere d'arte conservate a Roma, così come non avremmo tanti componimenti di musica sacra. Questi papi hanno un duplice volto e in questo senso sono molto moderni. Hanno anche tratti positivi che suscitano ammirazione e si comportano come il principe di Machiavelli, alternando liberalità e fermezza. A volte, però, lasciano sullo sfondo la missione della Chiesa o se ne dimenticano completamente. Papa Giulio II il Terribile. È così che i romani lo chiamano. Il suo architetto di corte è Donato Bramante, ribattezzato Maestro Ruinante per alcune improvvise demolizioni. Insieme lasceranno il segno sulla città eterna. Giulio II fa abbattere interi edifici, allarga piazze e ricostruisce strade. Donato Bramante si impone come l'architetto principe di Roma, realizzando il chiostro di Santa Maria della Pace, oggi noto appunto come il chiostro del Bramante. Il committente è il cardinale Oliviero Carafa, un influente principe della Chiesa. Bramante deve la sua fama al tempietto di San Pietro in Montorio, ispirato ai templi circolari dell'antica Roma. È considerato uno dei paradigmi dell'architettura nell'Alto Rinascimento. Incurante delle proteste di tutti i cardinali, Papa Giulio II impone la sua autorità e fa demolire la venerabile Basilica di Costantino. Ha un piano ambizioso: far costruire la più grande chiesa della cristianità, San Pietro. Giulio II ha tratti di megalomania. La basilica dovrà accogliere la sua tomba monumentale, più grande di qualsiasi cosa che il mondo abbia mai visto. San Pietro nasce proprio come un mausoleo del Papa guerriero. L'incarico è affidato a Donato Bramante e i lavori iniziano nel 1506. Passeranno 40 anni prima che Michelangelo, scultore, pittore, poeta e scienziato, diventi anche l'architetto e il costruttore di San Pietro. Nel 1547, il 72enne Michelangelo Buonarroti accetta la supervisione di quello che è il più vasto cantiere d'Europa. Realizzerà la cupola di San Pietro, la più grande copertura autoportante in muratura del mondo. È sua l'intuizione dei costoloni che la sorreggono e la sua costruzione rappresenta il coronamento di una carriera unica. La sua vita artistica abbraccia 70 anni di storia. Fino all'ultimo si considererà più uno scultore, ma ci ha lasciato opere epocali, sia nella pittura che nell'architettura. Ha trascorso anni nelle cave di marmo, alla ricerca dei materiali migliori. Ha letteralmente spostato le montagne. Michelangelo è sopravvissuto a 9 papi, lavorando fino all'ultimo istante. Muore a 89 anni. Per l'epoca, un'età da patriarca. È l'ultimo dei grandi artisti canonici del Rinascimento ad andarsene.
L'anno della sua morte è considerato da molti storici dell'arte l'epilogo di questa epoca. Michelangelo si spegne il 18 febbraio 1564. Anche questo capolavoro del Rinascimento è stato finanziato dalle offerte di fedeli intimoriti dalla prospettiva della dannazione. È Papa Leone X a finanziare la cosiddetta fabbrica di San Pietro con i proventi delle indulgenze. Martin Lutero è disgustato dal declino morale di cui è testimone a Roma. Il viaggio nel cuore della cristianità è un'esperienza che lo cambia e la citerà spesso in sermoni e scritti successivi. È indignato dal commercio delle indulgenze, che diventerà il simbolo di questo declino morale, così come dell'avidità della Chiesa e dei suoi papi. È da qui che parte la concatenazione di eventi che passerà alla storia come la Riforma. Un umile monaco sfida l'imperatore e il papa spaccando la Chiesa. La sua non è una rivoluzione, ma una riforma. Appena due generazioni dopo Lutero, l'Europa è sconvolta dal conflitto più sanguinoso che il continente abbia mai visto, la Guerra dei Trent'anni. La contesa tra cattolici e protestanti devasta l'impero. Martin Lutero condanna pubblicamente la pratica del commercio delle indulgenze nelle sue celebri 95 tesi. Nei mesi successivi pubblica più di 80 singoli trattati e raccolte di pensieri. La sua opera avrà più di 600 edizioni. Lutero diventa una celebrità mediatica e con la stampa nascono i mezzi di comunicazione di massa. Senza la diffusione dell'informazione e della cultura nel XVI secolo, la riforma protestante non sarebbe stata possibile. Martin Lutero scrive le sue tesi su una questione teologica relativamente oscura come le indulgenze, ma nel giro di poche settimane le sue idee viaggiano in tutto il sud della Germania. Grazie alla stampa, i pamphlet possono mobilitare la nascente opinione pubblica in tutto l'impero. L'alfabetizzazione cresce e chi sa leggere informa gli altri, spiegando quelle questioni anche a chi non ha ancora i mezzi culturali per comprenderle. Come funziona l'essere umano? Cosa guida le nostre azioni? Grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, gli studiosi possono discuterne insieme e pubblicamente. Le fondamenta della rete globale vengono poste durante il Rinascimento, l'epoca in cui per la prima volta tante persone accedono contemporaneamente alle stesse fonti. È anche la prima volta che il futuro viene immaginato e pianificato in modo realistico. Gli uomini comprendono le dinamiche della storia e imparano gli uni dagli altri. Vengono creati i primi automi, anticipando un domani in cui i robot giocano persino a calcio. Nell'arco di poche generazioni, l'estensione del mondo conosciuto si triplica. I trasporti globali e i commerci intercontinentali iniziano a diventare realtà proprio nel Rinascimento. E non ci si limita a viaggiare su questo pianeta, ma si pongono anche le basi teoriche per i viaggi nel cosmo e per l'esplorazione dell'universo. L'eredità del Rinascimento non è mai venuta meno e oggi è più viva che mai. Possiamo dire che la rivoluzione industriale e quindi il mondo moderno non sarebbero stati possibili senza tutte le invenzioni e le innovazioni del Rinascimento. Nessun'altra epoca nella storia umana ha conosciuto un progresso così rapido nella conoscenza e nei costumi. Il Rinascimento resta un modello insuperato anche nell'era della comunicazione digitale. Mai si sono visti tanti cambiamenti, invenzioni, esplorazioni, progressi, rivoluzioni e reazioni concentrati in un tempo così breve. Un progresso reso possibile da individui che hanno realizzato ciò che si riteneva impossibile grazie a una nuova comprensione del mondo. Il Rinascimento è un grido lanciato contro le menti chiuse e le caste dei sapienti, che esalta la curiosità dell'intelletto e il coraggio di prendere strade nuove. È una storia di uomini che non si accontentano di credere, ma vogliono conoscere e non accettano i limiti. Il Rinascimento è il nostro passato e anche il nostro futuro.